Vertice sulla sanità per il miglioramento dell'offerta agli utenti. All'incontro hanno partecipato l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi, il direttore generale della 2 di Caltanissetta Carmelo Iacona, il direttore sanitario Marcella Santino, il direttore amministrativo Alessandro Mazzare e il deputato regionale del Partito Democratico Giuseppe Arancio che ha espresso soddisfazione per gli impegni assunti al tavolo regionale su modalità e tempistica del miglioramento della sanità. Partiamo dall'UTIN, intanto si è deciso il cronoprogramma e le modalità. Eh, si farà il bando eh, presso l'Urega in modo da non perdere tempo, che loro sono specializzati proprio per eh, le, gare, le gare pubbliche, quindi l'Urega farà questo entro la fine di dicembre, primo di gennaio, quindi per non perdere tempo e quindi per, per poterlo accelerare, eh, la logistica, quindi il reparto con le chiavi in mano. Quindi la prima tappa sappiamo come si fa e quando si farà. Eh, poi per quanto riguarda la Brest Unit, altro servizio atteso eh, dalla nostra comunità, eh, appena approvato il piano aziendale, l'atto aziendale, partirà. Eh, entro una settimana verranno dati i, i reparti di ortopedia al quarto piano, verrà, verrà reso uh, fruibile il reparto per la talassemia, entro un mese verrà l'UTIC verrà allocata nel reparto definitivo poi si è parlato anche di attrezzature noi abbiamo la necessità di una seconda TAC quindi non appena si è parlato di farla con la CONSIP per accelerare i tempi non appena praticamente verrà pubblicata avremo la possibilità di acquistarla poi si è parlato anche di un ecografo morfologico che è stato già acquistato e quindi se non è stato dato sarà dato immediatamente presso eh, la nostra divisione di ostetricia e ginecologia perché un'attrezzatura di questo tipo eh, è necessaria per il nostro territorio perché eh, per le mamme che aspettano un bambino avere la possibilità di fare eh, un esame di questo tipo eh, serve a fare prevenzione e a rendere eh, sicure, sicure le gravidanze. E bisogna accelerare in modo in modo da poter dare i servizi alla città perché in questo momento la sanità ha qualche difficoltà. A proposito di qualche difficoltà, la programmazione che era stata posta in essere seguendo le linee della normativa regionale non trovava copertura per oltre 700 mila euro. E questa copertura ci sarà o non ci sarà? Eh, questo è stato tema anche della discussione perché si è parlato anche di una quota aggiuntiva, eh, c'è eh, l'impegno non appena sarà completato eh, la revisione di tutte le piante organiche della regione eh, di mettere in campo delle risorse aggiuntive per eh, dare più agio diciamo, così nostra, alle nostre piante organiche perché riguardano le piante organiche di Gela ma di, di tutti gli altri ospedali.